sviluppare. Io le racconto cosa sta facendo Roma, per esempio, con la mi Cina. sembra Noi... Roma, potrebbe darci una mano anche all'ATAC. Questi investimenti che arrivano potrebbero darci una mano sull'ATAC. Intanto, per quanto riguardano gli scambi tra Roma e la Cina, noi abbiamo sviluppato nuove tratte, per cui tra Roma e la Cina ci sono nuove tratte e nuovi voli per portare sempre più turisti, diciamo danarosi, a Roma. Quindi stiamo iniziando a tagliare un po' il turismo low cost, quello delle grandi masse che arrivano che e sostanzialmente mordi e fuggi, non arricchiscono la città. Noi stiamo incrementando moltissimo il turismo, diciamo, di alta gamba. Quindi lei sia con pensa la Cina che ci possono essere accordi in questo senso? Ci devono essere, noi però li stiamo già facendo. Lei lo sa che ho detto prima ATAC scherzando, però c'è una cosa sulla quale io vorrei che poi lei rispondesse, perché è sulle pagine di tutti i giorni. Sì. Cerchiamo di dare una risposta, perché io l'altro giorno dicevo ai miei colleghi, io la metropolitana la prendo spesso, la gente non si capacita, anche i commercianti, per questa esempio di Piazza Repubblica, questa cosa è terribile. Guardi, la vuole spiegare, che... 5 mesi che è chiusa, ricordo a tutti, perché molti non sono di Roma, ci stanno seguendo da tutte le parti d'Italia, io le dico su questa che quando ci fu l'incidente, la squadra russa, CSK credo, venne sequestrata la magistratura per un paio di mesi, sì, un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Fermata Barberini, fermata Spagna. Io ho chiesto 12 indagati, cosa, leggo. Io ho chiesto all'ATAC una cosa, di valutare se ci sono i requisiti per risolvere immediatamente, quindi sciogliere immediatamente il contratto con la ditta che fa manutenzione su questi impianti, perché come stanno facendo manutenzione evidentemente è vergognoso. Il presidente di ATAC mi ha assicurato che questi requisiti ci sono, quindi questa settimana si procederà a risolvere il contratto, si affideranno questi lavori a un altro soggetto che sicuramente dovrà rivedere tutto quello che è stato fatto, ecco, perché ma, noi non possiamo... Ma come fa una scala mobile? Me lo spieghi? Non sono io un tecnico, a casa mia, se mi succede non una roba... Non sono un tecnico, cioè, allora, 2 mesi la magistratura... Questo lo spiegheranno i tecnici alla procura. Perché capisco che è tutto molto vecchio, no? Perché voi avete ereditato una situazione, certamente... I pezzi di ricambio, le questo aziende lo spiegheranno e le macchine i tecnici, vecchie, guardi, non le fanno più. Giletti. Però 5 mesi, questa è la via centrale di Roma, Piazza di Spagna, Barberini. Guardi, io l'ho letta, sono rimasto lì. Anch'io. Per questo io ho chiesto di risolvere se ci sono i presupposti in qualità di azionista unico di ATAC. Io ho chiesto immediatamente di risolvere il contratto con questa ditta che evidentemente non sta facendo un buon lavoro e probabilmente c'è anche...